Ritrovati a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere da Remoto. Oggi siamo in collegamento con il sindaco di Favria, Vittorio Bellone. Benvenuto, Vittorio. E Favria è stato uno dei primi, se non il primo comune in Canavese, a aprire il centro operativo comunale. Qual è la situazione dei contagi in paese? Buongiorno Magda, buongiorno a tutti. Ad oggi abbiamo tre pazienti positivi ricoverate presso tre strutture differenti. Quello che posso asserire con sicurezza è che due di queste persone stanno migliorando e in alcuni casi è anche previsto comunque la dimissione degli stessi. Un'altra persona che è stata ricoverata solamente ieri. Bisognerà un attimo capire qual è il quadro clinico, sentirò sicuramente in giornata i parenti per accertarmi che tutto proceda, speriamo, auspichiamo in maniera positiva. E di conseguenza ci sono delle famiglie, ben 8 se non erro, in quarantena preventiva perché sono comunque venute in contatto con queste persone. Sì, sono comunque familiari stretti perché per fortuna comunque si trattava di persone che non uscivano dalla propria abitazione già da svariati giorni, in alcuni casi anche da un mese circa, o anche di più. E quindi non hanno avuto contatti esterni se non logicamente tramite i parenti più prossimi. Quindi chi attualmente è in quarantena obbligata sono i parenti più stretti che stanno comunque in maniera molto molto seria, rispettando quelle che sono le prescrizioni da parte Certo. E il COC, il Centro Operativo Comunale, è molto attivo, puntuale nei bollettini e sta facendo un bel lavoro di tante ore per la cittadinanza. un ottimo lavoro. Abbiamo avviato subito il COC perché a parte le prescrizioni, a parte quello che logicamente sono le indicazioni nel DPCM che lo prevedono, poi anche per essere, abbiamo preferito accelerare i tempi, aprirlo immediatamente proprio per essere pronti per delle situazioni che sapevamo che sarebbero comunque variate in negativo, purtroppo, perché i casi subito il giorno successivo sono diventati due e a ieri ne abbiamo. Quindi questo trend è inutile negarcelo, ma sarà sicuramente in una fase, auspichiamo che prima o poi ci sarà questa discesa, però ad oggi il trend è comunque in salita e lo vediamo anche con il confronto con i sindaci dei comuni vicini. Solo Rivarolo ieri ha avuto tre casi in aggiunta a quello che aveva e con gli altri già altri due che sono stati comunicati proprio nella giornata di ieri. Diciamo che il COP comunque funziona molto bene, il nostro è operativo dalle 8 alle 22, ci sono molti volontari che si stanno occupando di vari settori, perché non basta rispondere al telefono, dire abbiamo un caso, abbiamo due, c'è un'organizzazione dietro che è molto complessa. In primis quella della verifica dei bisogni delle famiglie attualmente in quarantena. E poi anche tutto ciò che è attinente a questa quarantena sembrerà poche, diciamo, una delle problematiche che abbiamo riscontrato e che è stato difficile anche organizzare è stata la semplice raccolta rifiuti dei pazienti in quarantena. Quindi non stiamo parlando dei positivi che attualmente non sono sul territorio comunale, ma chi è in quarantena deve seguire dei protocolli ben precisi dettati dalle ASL per quanto riguarda ad esempio la raccolta rifiuti. Certo. Siamo stati i primi ad interfacciarsi con l'azienda che attualmente gestisce la raccolta rifiuti, la Tecnoservice, per creare un protocollo interfacciandosi con le varie figure preposte tra le RSTP dell'azienda loro, così come noi con l'ASL ed altri enti. Un contesto molto complesso, anche quello. Certo, sicuramente. Qual è la percezione dei cittadini, lo stato d'animo, come si comportano, rispettano le normative, le misure?
Allora, io sono orgoglioso di quel 90% di cittadini che rispettano le regole, sono sicuro che sia così e lo avverto quotidianamente dai messaggi che mi mandano, dalle interazioni sui social. È logico che non lo sono altrettanto da quel 10%, io lo classifico comunque in una percentuale così, un 8-10%, non di più fortunatamente, che non è che la maggior parte non è che vanno contro quello che il PCM e che quindi è possibile sanzionare in qualche maniera. Loro cercano dei sotterfugi, io ho fatto l'esempio sul social che se una persona deve andare a comprare 6 uova al supermercato, non è che non possa andare a comprare le uova, ma non deve andare a comprare una alla volta, deve andare al supermercato a comprare le 6 uova. Così come ho visto tantissimi cani disidratati ultimamente, dico sempre questo esempio, cercando un po' di sdrammatizzare la situazione, siamo tutti amanti degli animali, io adoro i cani, però se il cane deve uscire per espletare dei bisogni fisiologici, non deve fare 8 km per andare dall'altra parte del paese a farli, perché se il cane normalmente esce 3, 4, 5 volte al giorno, si moltiplicano le possibilità comunque di incontrare altra gente. E quindi è fondamentale rimanere tutti all'interno del proprio nucleo familiare, e il proprio nucleo familiare significa chi coabita con la stessa persona, quindi mi dispiace per i fidanzatini che hanno la fidanzatina in un'altra abitazione, addirittura in un altro comune, però devono cercare di limitare questi contatti, anzi non dovrebbero proprio venire perché la persona non dovrebbe assolutamente andare, cioè uscire dal proprio territorio di residenza o di domicilio. Perfetto, grazie mille Sindaco Bellone. In chiusura un messaggio ai cittadini, una raccomandazione doverosa. La raccomandazione di restare a casa, non vogliamo esasperarvi e non vogliamo soprattutto che gli enti superiori ci esasperino ulteriormente mettendo in atto delle misure ancora più rigide. Quindi se tutti seguiamo queste indicazioni, ne usciremo, non sappiamo quando, ma ne usciremo in un tempo che comunque dipende anche dalla vostra capacità di seguire le indicazioni che sono. Grazie mille, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguire Obiettivo News e Obiettivo News TV. Buon proseguimento di giornata.